la parola di Dio ci incoraggia ad accostarci a questa parola che ha autorità ancora oggi per aiutarci a vincere ogni paura, ogni situazione che è imperversa nella nostra vita. Noi possiamo rimanere fiduciosi, il Signore si prende cura di ciascuno di noi. È necessaria che ci sia una verifica nella nostra vita quando davanti al messaggio della parola di Dio o chiudiamo la Bibbia o ritorniamo alle nostre case e magari possiamo dire: è stato bello stare alla casa del Signore, abbiamo lodato il Signore insieme, abbiamo ascoltato il messaggio della parola di Dio, ma poi cosa è cambiato? Cosa sta cambiando o cosa sta compiendo quella parola che abbiamo udito, che abbiamo letto? Se tutto rimane come prima, se quella parola rimane solo ascoltata e non viene assimilata, non viene praticata, il rischio è di ritrovarci davanti a situazioni che sono più grandi di noi e di essere in pericolo, di perdere addirittura la fede, la comunione con Dio. La parola di Dio va meditata, c'è bisogno del tempo, c'è bisogno di quel momento in cui ci fermiamo. La parola di Dio è potente, fratelli e sorelle, è autorevole. Lo riconoscevano al tempo di Gesù e quanto più noi, fratelli e sorelle, Chiesa dell'Iddio vivente, dobbiamo riconoscere oggi quanto è potente, quanto è autorevole, efficace questa parola. Non ne possiamo fare a meno, non possiamo respingerla con i nostri ragionamenti, ma dobbiamo chiedere al Signore che questa parola sia messa in pratica. Ed è per questo che la nostra relazione deve essere vissuta nell'amore, perché questo è il fondamento che ci unisce, che ci lega. E chi può correggerci, fratelli e sorelle, se tanti di noi non hanno più neanche i genitori naturali? Chi può ammaestrarci? Chi può guidarci? Chi può darci saggi consigli? Chi può guidare i nostri passi? Chi può illuminare il nostro sentiero se non la parola di Cristo, che opera efficacemente